Mi aiuterà a fare questo unboxing, se così lo volete chiamare, chiamate come volete. Ta-ta! Presentati. Sono il Mancio, ero un ex Crazy Boys, che era un vecchio canale che ora visitatelo, ci sono ancora vecchi video, poi vabbè, purtroppo si è chiuso, ma chissà, un giorno si potrebbe riaprire. Dammi un bacio. Allora, di dove fa un unboxing vi sembra sicuramente strano, ma dato che finalmente ho fatto gli acquisti natalizi, tra parentesi, sono andato a GameStop. Allora, innanzitutto mi ero preso Ratchet & Clank 1, ma bellino, però ne parlerò sicuramente in un altro video, e poi mi sono preso, nascosto qua dietro. Allora, Professor Layton e la maschera dei miracoli. Allora, tra. Professor Layton è la maschera dei miracoli che vi faccio vedere. Allora, apriamo, troppete, lo scontrino qua. Usato? Perché l'ho preso usato, ragazzi? Io vi ho chiesto, ce l'avete nuovo? No. Allora, stranamente le istruzioni sono a colori. Cioè, guardate, c'è scritto veramente tanto. C'è l'esperto degli enigmi. L'interno scatola è veramente fatto bene. E qua, come potete notare, c'è Super Mario 3D Land. Perché io non perdo tempo, non me ne frega un cazzo dell'unboxing. E allora ho iniziato subito a giocarci. Allora, perfetto, vaffanculo. Perfetto, chiudiamo questo. E poi, invece, nuovo, mi sono preso Paper Mario Sticker Star. Dato che ho tutti i Paper Mario a partire da quello del 64, ho detto cazzo, non posso non prendermi quest'ultimo. Ho rinunciato a Epic Mickey per questo budello Rorschach. Ok, spogliamolo. Sì, così, tirati giù le mutandine, bella zoccola. Va, fanculo. Ok, allora, ecco, è cascato il coso del Club Nintendo che finiranno in fuoco prima o poi. Allora, questo unboxing mi aveva già fatto il Semo, unboxing natalizio 1, andate a guardare. Il fogliolino, questo qui, lo metterò al posto della carta igienica. C'è il stronzate, no? Pubblicità per altri giochi 3DS, non interessa a nessuno. C'è il manuale dei 3DS, anche questo è un poster. E vabbè, ciucciate il cazzo, godetevi i giochi, la copertina è questo qua. Perfetto, ragazzi, finalmente quindi ho fatto il mio unboxing natalizio, le mie spese natalizie ve le ho fatte vedere. Ah, ovviamente dentro il professor Layton non c'è nemmeno questo, quindi l'ho preso nel culo il doppio, ma me l'ho fatto pagare 10 euro o meno, vabbè, almeno quello. E niente, ragazzi, ormai Natale è passato da un po', buon inizio della scuola, eh? Era molto appesa per il culo questo, fra tutti.